Numeri più che confortanti e tanto più in un quadro economico di persistente crisi, quelli presentati ai suoi oltre 3.000 soci della Banca di Cambiano per il bilancio consuntivo del 2014. Nel resoconto, tra i dati più significativi conseguiti dal più antico istituto di credito cooperativo d'Italia, la raccolta complessiva che ha raggiunto la cifra di 2 miliardi e 367 milioni di euro con una crescita del 4,87%. A fronte di un dato nazionale in calo dell'1,1%. Impieghi economici che ammontano a 1 miliardo e 909 milioni di euro con una crescita del 3,29%, mentre a livello nazionale il calo è stato dell'1,40% e a livello regionale del 3,50%. L'utile netto d'esercizio che si attesta a 4,9 milioni di euro dopo consistenti accantonamenti compiuti a fronte del portafoglio crediti. Nonostante ci sia una crisi forte fuori, un sistema che è molto esposto, la Banca di Cambiano continua a mietere dei buoni risultati del bilancio, facendo fra l'altro tutti una forte politica di accantonamento per quanto riguarda i rischi, perché siamo in una fase difficile del nostro sistema economico e produttivo, e quindi conviene essere prudenti e attenti in questa direzione. Però il risultato è che quest'anno è un risultato, come si dice, che presenta quasi 5 milioni di utile, quindi continua a manifestarsi una crescita della banca a tutti i livelli, dal punto di vista sia degli impieghi sia dei depositi, continua la crescita della banca. Noi durante questo esercizio abbiamo acquisito la Binter, quindi una banca interregionale, un SPA che aveva 3 filiali, noi abbiamo acquisite 2, una è andata alla consorella di Fornacette che ci ha consentito di aprire a Pistoia, siamo presenti quindi a Pistoia e a San Giovanni, poi abbiamo aperto una filiale anche a Figline Valdarno e nei prossimi abbiamo appena aperto quella di Firenze in via Varchi e nei prossimi mesi sono in apertura altre filiali a Sesto, a Quarrata, a Greve e quindi è il coronamento di una grande intensa attività di crescita e di volta a posizionare la banca a livello di dimensione regionale. Le nuove filiali sono una dimostrazione della strategia della banca che intende fare del radicamento sul territorio un elemento vincente nella convinzione che pur nell'epoca della tecnologia e dell'avere la banca nel computer, l'essere radicati sul territorio e costituire un punto di riferimento, di contatto, di incontro con la clientela sia determinante, e a questo proposito è significativa la flessione del numero di sportelli bancari che si sta registrando in Toscana, mentre da parte nostra si sta prudentemente e con gradualità comunque estendendo la nostra zona.